figura, quella che ti dicevo che sta di fronte il Don Guanella, che io ricordavo avesse una copertura, o mi sbagliavo o invece è stata tolta, quindi non c'è neanche una zona ombreggiata. A terra c'è sabbia, quindi non è in cemento ma è tutto ricoperto dalla sabbia. Per arrivare a questa struttura, l'ingresso è quello lì, non so se diciamo si vede, ma è tutta sabbia, non c'è diciamo nessuna passerella che porta a questa struttura e ovviamente nessuna passerella che porta al mare, quindi questi disabili poverini sono costretti comunque a, oltre a non avere una zona ombreggiata, hanno difficoltà sia a raggiungere la struttura che a raggiungere il mare. L'altra cosa bellissima è diciamo quanto è pulita questa spiaggia. E ora ti faccio vedere. Ovviamente, da quanto sembra, ecco, gli escrementi degli animali appesi alla recinzione delle dune, tanto invece di tenerla preservata. E questo è tutto quello che le mareggiate nel tempo, durante l'inverno, hanno portato, oltre poi a plastica, a bicchieri e quant'altro. Un lettino abbandonato, rotto, e io penso che non ci sia stato proprio nessuna pulizia, sinceramente, della spiaggia. Questo è altri rifiuti abbandonati e questa è la situazione di una delle spiagge libere più grandi di Passoscuro, e le altre comunque riversano più o meno nelle stesse condizioni. Anche i varchi a mare sono abbastanza sporchi, con spazzatura, e cosa ancora più scioccante è che mentre fino all'anno scorso c'erano dei secchi, dei bidoni per la spazzatura proprio all'ingresso della spiaggia, quest'anno sono stati tolti, come puoi vedere anche quelli, perché stavano all'altezza di quell'insegna. Quest'anno non ci sono più neanche quelli, e quindi la spazzatura, anche quei pochi civili che se la vogliono buttare, o se la portano a casa o i civili la buttano. Tutto qui, ciao!